questa la statua inaugurata in Piazza Unione a Pescara da Enrico Vaime di quello che considerava il suo mito, Ennio Flaiano. Vaime si è spento a 85 anni, nato a Perugia nel 1936, grande amico di Pescara e dell'Abruzzo, considerato uno dei più brillanti autori radiofonici e televisivi. La sua produzione sconfinata include decine di titoli di grande successo e popolarità. Considerato un maestro dalle successive generazioni di autori, Vaime si è sempre distinto per intelligenza, ironia e il garbato umorismo, così come il suo idolo, Ennio Flaiano. A ricordare la figura di Vaime, il direttore dell'Aurum di Pescara, Licio Di Biase, con il quale scrisse un libro proprio sullo scrittore e sceneggiatore pescarese. Io negli ultimi 10 anni con Vaime ho collaborato moltissimo e soprattutto proprio intorno alla figura di Flaiano. Abbiamo organizzato nel 2010, in occasione del centenario della nascita di Flaiano, organizzammo un consiglio comunale straordinario proprio per celebrare il centenario della nascita di Flaiano. Poi abbiamo organizzato altri momenti, altri convegni, anche all'Aurum, non solo con Enrico Vaime ma anche con Enrico Vanzina. E poi recentemente, circa 2 anni fa, abbiamo pubblicato un libro insieme, Il mio Flaiano, un libro appunto che riassume proprio la vita e la natura di questo straordinario personaggio del nostro centro storico. E quindi è stato, diciamo, con Vaime ho avuto veramente un grande confronto e un grande rapporto su questo nostro straordinario personaggio. Vaime fu molto legato anche ai premi internazionali dedicati a Ennio Flaiano e, come detto da Licio Di Biase, nel 2010 partecipò al Consiglio Comunale straordinario per i 100 anni dalla nascita di Flaiano, e così al microfono del nostro Paolo Castignani. Ha detto: un sogno, un mito, un maestro, e poi è diventato un amico. Giusto questo percorso del suo rapporto con Flaiano? Assolutamente così è stato. Era il sogno della mia vita conoscerlo, incontrarlo, vederlo da vicino. Sono riuscito a fare questo, ma ho fatto molto di più, sono diventato amico, ho lavorato con lui e fino alla sua scomparsa siamo stati in contatto, affettuoso, come tra coetanei. Questo era il grande pregio di questa amicizia. Non sentivamo la differenza di età, ma è vero, era malinconico, ma aveva l'ironia che riscattava questo senso di sconfitta che incombeva, perché le persone particolarmente intelligenti sono particolarmente sensibili e non possono aspettare ottimisticamente la fine del mondo. Poi tra l'altro nel 2011, 2012 e 2013 lo nominammo direttore artistico di un evento a Rocca Caramanico, la Notte Bianca di Rocca Caramanico, e passò delle giornate straordinarie in quel borgo, che è un borgo meraviglioso. Dei pescaresi e degli abruzzesi in genere, Vaime cosa diceva, cosa pensava? Guardava quello che si muoveva intorno e diceva: ma qui non succede, scusate l'espressione, un cazzo di niente.